Immagino una chiacchierata nello spogliatoio e poi ce ne sarà un'altra, immagino anche sul pullman. Le prime sensazioni dopo questo stop, mister? Assolutamente nessuna chiacchierata, non ho parlato per niente con la squadra perché credo che oggi c'ho poco da rimproverare. Abbiamo fatto la partita, abbiamo 5-6 occasioni da gol. Abbiamo preso il primo gol sul nostro errore e perdi la partita al 94esimo su una punizione dove l'ha messa l'incrocio dei pali. C'è poco da commentare. Oggi abbiamo fatto la partita su un campo difficile. Quindi quando crei tutto quello che hai creato e poi non fai gol, purtroppo la colpa è la nostra, però la partita la squadra l'ha fatta e quindi non devo chiacchierare, non è la partita di domenica scorsa, la partita con Monterotondo dove abbiamo palesemente fatto la prestazione di sotto le nostre possibilità. Oggi abbiamo fatto la partita, abbiamo tenuto il ritmo alto, il campo pesante, siamo stati bravi, abbiamo creato, siamo andati sotto, l'abbiamo recuperata, il secondo tempo abbiamo avuto 3-4 occasioni clamorose. Quindi che cosa c'è da commentare? Un momento che ti gira in questa maniera, perché poi è così, perché se oggi venivamo qua e facevamo una prestazione negativa e non tiravamo mai in porta, mi dispiaceva. Invece la squadra ha fatto la partita, mi dispiace perché oggi è una partita da vincere. Poi io sono sempre onesto in analisi. Dovevamo vincere, si testa bassa, si lavora, abbiamo perso, perché poi quando si perde si deve stare a testa bassa, però credo che oggi non c'è niente da rimproverare ragazzi. Mister, nel commento finale, prima di arrivare qui in sala stampa, ho evidenziato evidentemente più una carenza tecnica, non quella mentale che ha sempre ricordato nelle settimane scorse. Ci sono state delle occasioni dove ci serviva il colpo del giocatore di qualità, perché l'Aquila ne ha una su tutte, il colpo di testa di Galesio quasi solo all'interno dell'area di rigore che non è riuscito a indirizzare il pallone verso lo specchio, e poi due errori in fase difensiva, quello di Tavoni e poi quello di Cassese, che potevano creare ancora di più problemi. Ecco, ho detto questo per arrivare ad evidenziare altro. Sul finale di gara la tifoseria ha detto tirate fuori gli attributi, quindi ecco, ora si va sul problema psicologico, cioè sul fatto di rimettere i ragazzi sui binari giusti per cercare di rialzare la testa. Guarda, Lorenzo, non c'è niente da tirare su, qua bisogna lavorare, ok? Sappiamo di essere una squadra forte, oggi siamo di qua, abbiamo fatto la partita, abbiamo creato occasioni, siamo andati sotto, ripeto, su un errore e la squadra ha reagito, ha fatto la partita, abbiamo pareggiata, abbiamo cercato di rifare, Galesio 9 volte su 10, quello fa gol, purtroppo l'ha colpita male, la palla va fuori, davanti al portiere, solo da portiere 9 volte su 10 fa gol, Stefano davanti al portiere il portiere ha fatto una grande parata, abbiamo avuto altre situazioni sul calcio d'angolo, abbiamo avuto situazioni di tiro di Angiulli 2-3 volte, ha sfiorato il palo, la squadra la partita l'ha fatta, io oggi non li devo di tirare fuori le palle, che hanno fatto la partita. Magari domenica scorsa col Monterotondo si poteva anche dire che bisogna tirare fuori le palle. Quindi bisogna stare calmi, bisogna lavorare. Il campionato è ancora lì perché siamo su 5 punti, siamo tutte le squadre. Ci mancano infinità di partite. Bisogna stare tutti tranquilli e bisogna remare tutti dalla stessa parte. E l'obiettivo ci arriviamo, quantomeno ce lo giochiamo. Oggi non mi sento di rimproverare i miei ragazzi, assolutamente. Abbiamo fatto la partita, siamo stati sfortunati, perché purtroppo siamo stati sfortunati, perché prendi un gol al 94esimo su una punizione magistrale. Che cosa dobbiamo dire? Torni a casa con l'amaro in bocca, però dobbiamo continuare a lavorare. Domenica si aspetta una partita in casa e dobbiamo vincere, punto. Mister, ha dato la sensazione la partita di oggi, preso lo schiaffone dello svantaggio, poi il primo tempo l'avete dominato, tante occasioni, oltre ovviamente al gol realizzato su calcio di rigore. Questa è una squadra, secondo me, poi ovviamente attendo anche la tua analisi, che quando di fronte si trova una squadra forte dà il meglio. Se si spegne un pochettino sotto l'aspetto mentale, può andare in difficoltà. Non so come la pensi tu. Oggi stranamente non sono d'accordo perché anche la partenza è stata su un campo difficile, la partita è equilibrata, si giocava sui dettagli, sulle seconde palle, sulla palla, sui contrasti che poi l'arbitro oggi ha fischiato pochissimo. E poi siamo andati sotto occasionalmente perché era una palla, un cross, eravamo tre di noi con un attaccante, quindi che cosa ti devo dire? Vai sotto, la squadra ha reagito, continua a giocare, siamo andati lì là con grande piglio, l'abbiamo pareggiata. E poi abbiamo avuto altre occasioni per vincere, purtroppo quando non fai gol le partite le perdi, le puoi perdere, perché ti capita una punizione al 94esimo, l'abbiamo persa. Andiamo via con l'amaro in bocca e sappiamo che dobbiamo migliorare sicuramente l'aspetto della finalizzazione, sicuramente, però
però oggi non mi sento, ti ripeto, di rimproverare assolutamente niente, anche la partenza della partita, che era equilibrata, però era sul binario che volevamo noi, sapevamo che pian piano che andavamo avanti potevamo mettere sempre di più in difficoltà, così è stata, e quindi ripeto, abbiamo perso, bisogna tenere la testa bassa perché abbiamo perso, ma la prestazione la squadra l'ha fatta.